Griccio è divenuta come una nuova Betlemme, questa notte chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali. Sono le fonti francescane a rivivere la grande emozione della prima rappresentazione del presepe voluta da frate Francesco nel 1223 a Griccio. A 8 secoli di distanza, in un ideale gemellaggio, il complesso della Basilica del Santo ospiterà una speciale rassegna di presepi artistici che resterà aperta fino al 2 febbraio. 800 anni fa Francesco ha voluto far vedere con gli occhi, ma vorrei dire anche toccare con mano, assaporare con tutto noi stessi questo evento di salvezza che era la nascita di Gesù. E abbiamo voluto ricordare questo anniversario speciale in comunione con la città di Greccio, dove appunto Francesco aveva realizzato questo bellissimo presepio coinvolgendo non statue, non attori, ma persone in carne e ossa. Padova e Greccio. Il sindaco Sergio Giordani, che si rivede piccolo a raccogliere il muschio per il suo presepe, e il priore della Pia Unione Sant'Antonio di Greccio, che ci spiega quale sia il valore della rappresentazione per la sua città. E nel 1223 San Francesco d'Assisi, di ritorno dalla Palestina, volle rappresentare proprio nei boschi di Greccio il presepe, ma un presepe particolare, non una rappresentazione teatrale di quello che accadde nell'anno zero. Praticamente volle rivivere cosa provò Gesù, quindi in una grotta mise un bue, un asino, un altare, perché in quella notte fu celebrata la messa, una mangiatoia con del fieno, e all'interno di quella mangiatoia fu posto un bambinello. Si dice e legge che quel bambinello senza vita nelle braccia di San Francesco diventò vero bambin Gesù. Al santo il percorso si apre nella cappella di San Francesco con il presepe del Museo di Greccio ospitato lo scorso Natale nel Palazzo del Quirinale. Si prosegue nella Cappella delle Reliquie con un presepe in stile francescano con rappresentati i santi Francesco, Chiara e Antonio. Nella cappella di Santa Caterina ecco il presepe veneto realizzato da fra Giambattista Scalabrine e Niccolò Celegato. Chiude la rassegna l'installazione presepistica del chiostro della Magnolia. Chi entrerà in basilica e sosterrà davanti a uno dei 4 presepi allestiti potrà ricevere l'indulgenza plenaria.